La parola di oggi è ponte e ne parliamo con una storia. Due fratelli avevano vissuto una vita assieme, condiviso tutto. Una volta cresciuti, però, continuavano a vivere uno accanto all'altro, collaborandosi nel lavoro dei campi e nelle rispettive attività. Un giorno, però, litigarono per una banalità. Nessuno dei due fu capace di superare quello che era accaduto, al punto che arrivarono a non salutarsi più. Un giorno un falegname passava da quelle parti e bussò alla porta del fratello maggiore in cerca di lavoro. «C'è qualche lavoro che posso fare per lei?» chiese. «Sì», rispose l'uomo, e lo portò sul retro della cascina e gli raccontò. «Vede quel terreno? È di mio fratello. Abbiamo litigato tanto tempo fa e lui un giorno ha scavato un profondo solco tra me e lui convogliando le acque del fiume. Dietro la stalla, guardi, c'è della legna ammassata e vorrei che mi costruisse un recinto così alto da non vederlo più.» «Comprendo», disse il falegname, «ci penso io.» Allora il fratello maggiore uscì per delle commissioni e lasciò il falegname al suo lavoro. Al rientro, roba da non credere ai suoi occhi, il falegname aveva terminato già il suo lavoro, solo che al posto del recinto aveva realizzato un ponte. L'uomo non ebbe il tempo di arrabbiarsi perché dall'altra parte del ponte vide arrivare il fratello con la mano tesa. «Ti ringrazio perché io avevo creato un solco tra me e te, mentre tu invece hai costruito un ponte.» Fu così che la pace fu fatta. I fratelli chiesero al falegname di restare con loro qualche altro giorno. «Abbiamo tanti lavori da farti fare.» Ma il falegname rispose: «Ho tanti ponti ancora da costruire.» Caro amico, sono oltre 2000 anni che il falegname di Nazareth costruisce ponti e lo sta facendo anche oggi con questa storia che io ti ho raccontato. Non perdere l'occasione, attraversa questo ponte.